mentre arriva il team Mirram, prima la firma per il team Mirram, Alberto Ungarato, arriva anche Marco Velo, Fabio Sabatini, uno degli ex campioni del mondo, un applauso per Igora Starloa, il mondiale, poi signori, il corridore con più vittorie tra quelle in attività, 193 vittorie, 4 Milano Sanremo, Eric Zabel, signori, facciamo un applauso al grande Eric Zabel, ora una alla volta perché ce n'è da dire anche sul team Mirram. Poi dicevamo, c'è un corridore che sta facendo la gara con McEwen, uno ne ha 140, uno 139 vittorie, ha già vinto 5 corse quest'anno, intanto che i compagni firmano, facciamo un grande applauso per Alessandro Petacchi, Mirand! C'è questa sfida, vittoria, vittoria con McEwen, che sta diventando sempre più appassionante. C'è Mirand che si completa poi con Poisch, che è altro classe 69, Fabio Sabatini e Martin Müller, abbiamo tutto il team Mirand, allora un applauso per il team Mirand. Zabel a Starloa col colletto iridato, Petacchi e tutta la squadra, importante da prendere via. E Welding, ovviamente hanno fatto la posta, Alessandro Petacchi. Also, wer schon mal drauf gebaut hat, acht. Geht doch. Ciao, Igor. Diciamo scusate, ragazzi, fate passare perché va bene gli autografi, ma ci sono, c'è un corridore. C'è il la francese c'è la firma. Giussi Beccano, lui è il finlandese, l'anno scorso poteva venire in Finlandia. Ricordo che sto Fogel, l'altro classe 68, poi Michael di Lasce. Della Gerolsteiner, stiamo volando via. Arrivando anche la di qui Giovanni Androni Giocattoli, Carlo Sabio ci ha già preannunciato lo schieramento di squadra come d'abitudine per la sua squadra. Come si chiama la squadra? Voglio occhiali. Un attimo. Ah, sì. Sciampa. Siamo ancora alla 106 alla Mondiale con la firma di Yuri Pitsov, ucraino della 106, ancora con Francesc de Jeu, con la squadra francese, Gianni Messmann, corridore belga, dopo Messmann Tom Stube, altro belga, e poi René Mandri, estone della 106 alla Mondiale. Dio buono! Guarda, vero o no? La firma per Di Giovanni Androni Giocattoli, poi eccezionale stagione l'anno scorso per Alessandro Bertolini, l'Appellino, Giro del Veneto, Agostoni Placci, nazionale col Mondiale di Bettini, complimenti ad Alessandro Bertolini, Gianni Sabio come sempre, il mascherare Daniele Nardello, Raffaele Iliano, si sta completando una bella squadra che tra poco si schiererà. José Serpa. Francesco Ginanni ancora per Di cui Giovanni Andrea Giocattoli. Danilo Ondo, vincitore della tappa al Tour della Gaui. Niklas Axelsson, lo svedese. Ecco lì Nardello dall'altra parte. Nardello ricordiamo con le 29 vittorie, uno dei più vittoriosi. Un applauso
alla squadra ben schierata, soltanto il direttore sportivo Di Pio Giovanni Androni Giocattoli. Tanti auguri e congratulazioni a Raffaele Liano, 15 giorni fa è diventato papà, quindi ci siamo complimentati. Complimenti a Liano, Oscar Gatto, il Veneto della Gerolsteiner, e poi il nome sicuramente noto, Marzio Bruseghin, alla firma per la Lampre. Andiamo con la High Road, prima la firma per la High Road, Gerald Ciolek, ex campione del mondo Under 23, già vincitore in stagione Ciolek. Mark Cavendish, eccolo qui, 21 anni, è già 11 vittorie solo l'anno scorso. Linus Gerdemann alla firma, Bert Grabsch, stanno firmando a una velocità impressionante, Thomas Lopist, Kim Kirchen, secondo l'anno scorso alla Riviera Adriatica, il lussemburghese dell'High Road. Ecco, qualcuno li ha firmato al posto di Gerdemann, trattatore del mondo. Ed eccolo qui il signore, altro corridore che da tante stagioni è un signor professionista, Paolo Fornaciari alla firma per la Lampre. Proseguiamo, Alexander Rusov, vincitore anche quest'anno già in stagione, Sven Kraus, una delle maglie azzurre del Giro d'Italia di un paio di stagioni fa, la firma di Sven Kraus. Marcus Poten, tedesco della Gerolsteiner, e poi ha firmato Wim Sevenan, belga della Lotto. Eccolo qua signori, non è per dirlo tra sermonotoni, però oltre alle tante vittorie, il meno giovane, il più esperto, un grande corridore, Fabio Baldata, la firma per la Lampre. Sono i due classe 68, lui ha il record per un paio di mesi. Siamo con la Rabobank alla firma. Gabriel Lovink, olandese della Rabobank. Ma per la Lotto l'anno scorso ha fregato tutti con uno scatto all'ultima curva. Grandissimo corridore Robbie McEwen ha firmato per la Lotto, che quest'anno si chiama Silans Lotto. Madonna, show per la Gerolsteiner, tanto poco, circa metà dei corridori hanno firmato. Questo è Theo Elting, altro olandese della Rabobank. Sto per rimediare. Ecco l'altro campione nazionale che si raggiunge, campione nazionale tedesco, il suo bel gruppetto di corridori adesso. Il primo a venire su è Pacivilla per la Lampre. Oggi dicevamo tappo per velocisti ed eccolo che arriva un signor velocista come Danilo Napolitano, che sta firmando in questo momento. Già vincitore in Qatar e alla provincia di Grosseto, Danilo Napolitano. Ho visto anche Christian Murro, che ha vinto la classifica speciale all'Eroica. Fabian Beckmann invece, campione nazionale di Germania. Dicevamo Murro ha vinto una classifica speciale all'ultima Eroica, Murro l'anno scorso vincitore della Trevalli Varesina. Siamo in attesa, ma per il momento ancora interviste copiose per uno dei vincitori in passato della Tirreno Adriatico. McEwen ha sempre vinto le sue tappe alla Tirreno Adriatico, ha sempre dato spettacolo, è sempre un piacere averlo al via di questa corsa. Tanto arriva il team CSC, almeno una parte del team CSC.